Intanto sì, sono d'accordo. Mario, grande campione qual è, no, se doveva scegliere un momento, una serata per tornare al gol, non poteva scegliere un minuto, un momento e una situazione migliore. Quindi questo però credo non sia un caso, sia proprio anche lo spessore del giocatore che l'ha fatto tornare al gol in questo momento. E riguardo il primo tempo, è un inizio difficile, molto difficile. Però ancora una volta la squadra non si è disunita, ha portato avanti i propri principi, abbiamo sofferto un po' a trovare le giuste distanze sui loro esterni, perché la nostra linea difensiva stringeva molto per ovviare agli inserimenti dei centrocampisti che talvolta avevano la meglio sui nostri come tempo di inserimento, però pian piano ci siamo messi, abbiamo a posto con le distanze e la squadra pian piano è cresciuta, concedendo anche qualcosa alla Juventus, soprattutto sui piazzati, ma anche un po' sul gioco. A me la Fiorentina è piaciuta moltissimo, con la personalità con cui ha giocato, ma è piaciuta moltissimo anche nel primo tempo. Ho visto due partite molto simili, anche nelle difficoltà, domenica scorsa abbiamo sofferto un po' di più il primo tempo, proprio in termini di continuità dell'avversario, anche. E stasera abbiamo subito un gol dopo 3-2-3 minuti o 5, sarebbe stato difficile per qualsiasi squadra, ma questa Fiorentina insomma, mi riempie d'orgoglio perché anche nelle difficoltà, a volte anche insormontabili, riesce a non perdere la propria filosofia di gioco, il proprio spirito di gruppo e la propria organizzazione. Quindi veramente un complimento, complimenti particolari stasera ai ragazzi perché si sono meritati questa serata. È un momento imparziale e soprattutto siamo felici anche che abbia regalato una bella serata ai nostri tifosi presenti e coloro che erano a casa.